Ciccio Diano al centro storico di Siderno. Non è semplicemente arredare la tua casa, è qualcosa di più. Non è solo dare forma alle tue idee e progettare i tuoi spazi, è qualcosa di più. E questo non è semplicemente uno spot. Ritorto Mobili è qualcosa di più. Oggi, più che mai, puoi dare valore alla tua casa. Ritorto Mobili effettua sconti fino al 50% sulle migliori marche presenti in esposizione, come Del Tongo, Stilema, Cantiero, Macchi, Giusti Portos. E allora, cosa aspetti? Esprimi un desiderio. Ritorto Mobili, via Maratà a Gioiosa Ionica. Aperti anche la domenica fino alle ore 13. Telefono 0964 41 33 46. www.ritortomobili.it. Vuoi accontentare ogni desiderio per il tuo palato? Stella Marina è il ristorante pizzeria adatto a te. Rimarrai stupito dalle prelibatezze dello chef Nicola, preparate con ingredienti sani e genuini. Il menù, eccezionale in tutte le sue proposte, offre primi e secondi piatti appetitosi e raffinati dal sapore formidabile ed è in grado di deliziare e stupire ad ogni assaggio il tuo palato. La nostra pizza, cotta nel forno a legna e dalla farcitura ricca e saporita, soddisferà pienamente ogni tuo sfizio. Cosa aspetti? Vieni a conoscere i sapori e le emozioni della Stella Marina, ristorante pizzeria a Marina di Gioiosa Ionica, lungomare lato nord. Al centro di Siderno trovi Parisi Fashion, il nuovo modo di vestire alla moda e indossare capi delle migliori marche. Alviero Martini, Hermonton Lane, Siviglia, Heritage, Mastai Ferretti, The Seagull, Lucky Luke, Canadiens, US Polo, Braccialini, Crizia, Diana Gallesi e molti altri ancora. Per uno shopping glamour che fonde il design con le ultime tendenze, Parisi Fashion, condominio La Galleria, primo piano, sopra BNL. A Siderno, in piazza Risorgimento, apre il nuovo centro polivalente. Grazie alle nostre apparecchiature brevettate e più di 26 anni di esperienza, ti liberiamo dal vizio del fumo con una seduta di 20 minuti, ti aiutiamo a perdere fino a 30 kg di peso senza diete né farmaci e ti aiutiamo a combattere ansia, stress e depressione. Presso il nostro centro si effettuano anche corsi preparto con un'esperta ostetrica e corsi di yoga con insegnante professionista. Chiama subito per fissare un primo consulto gratuito dove effettueremo test specifici in base al tuo problema e saprai subito i benefici che potrai ottenere con le nostre apparecchiature. Centro Polivalente Siderno, da 26 anni al vostro servizio. Nello studio di architettura e materia trova lo spazio lo showroom Cars, produttore di parquet prefinito. Cars, nelle sue sette essenze lignee, prassino, faggio, rovere, acero canadese, ciliegio, noce e jarrà, ha creato quattro collezioni. Collezione Supreme, collezione Original, collezione Spirit, collezione Linea. Affrettati! Arredo Alvaro effettua sconti dal 50 al 70% su tutta la merce in esposizione per il nuovo showroom. Arredi Alvaro lo trovi nella zona industriale di Siderno. Siamo aperti anche tutta la domenica. Fascino, dal 1999 ti veste con eleganza. Oggi puoi trovare un vasto assortimento nell'ampio e nuovo showroom in corso Carlo Maria a Marina di Gioiosa Ionica. Le marche più prestigiose di abbigliamento, intimo e mare per soddisfare ogni tua esigenza. Per il tuo evento scegli il Fascino, abiti eleganti da cerimonia o casual per ogni giorno. Il Fascino, l'eleganza con stile. Ci trovi a Marina di Gioiosa Ionica in corso Carlo Maria numero 66.
Il cambiamento, guidalo tu. Nuova Hyundai i30, Move On. Nuova Hyundai i30 Prime Edition. Tua a 259 euro al mese. Anche sabato e domenica. Auto Albanese concessionaria Hyundai. Vendita, assistenza e ricambi da 30 anni al servizio del cliente. A Siderno. Buongiorno, bentrovati. Eccoci al consueto appuntamento con la rassegna stampa. In primis le aperture dei quotidiani. Cominciamo con il Quotidiano del Sud. E ovviamente tiene banco la vicenda di Locri, eccola qui. Ammazza il nipote, avvocato. L'aggressione è avvenuta in pieno giorno nell'androne del palazzo in cui abitavano. Gli scarica il caricatore della pistola e poi chiama i carabinieri e si costituisce. E andiamo a Gazzetta, titolo stesso tenore con tanto di foto. Eccole qui. Locri, ucciso un penalista. Tragedia familiare, Antonio Sgro, 68 anni, tende un agguato a colpi di pistola al nipote sotto casa. Francesco Filippone, 43 anni, la vittima, continue liti alla base del delitto, è quanto scrive Gazzetta del Sud. Andiamo sul nostro portale anche per vedere la trattazione, ieri ce ne siamo occupati in lungo e largo per tutta la giornata, secondo l'evolversi della situazione, come appunto si è evoluta nella giornata di ieri, esclusivo le immagini che vi abbiamo dato nel posto dove è stato assassinato il giovane penalista. Andiamo all'interno delle notizie, andiamo a vedere quanto viene proposto dal nostro portale. Immagino che ieri avete visto in lungo e largo nel nostro notiziario, nella nostra informazione, quindi soffermiamoci per quanto riguarda la scrittura. Appunto, è morto l'avvocato Filippone dopo essere stato colpito in parti vitali, erano le prime notizie frammentarie che arrivavano da Locri. È morto un giovane avvocato penalista di Locri, Francesco Filippone, bersaglio alle ore 13 di ieri di colpi d'arma da fuoco sotto la propria abitazione. Poi durante la giornata ovviamente si è costituito anche l'autore del efferrato omicidio, quindi le notizie sono giunte anche nella nostra redazione. Andiamo a vedere le altre, poi approfondiremo con la carta stampata questa vicenda. Botricello, un ciclista 74enne trovato morto, è stato travolto da un'auto sulla statale 106. E poi ancora per la politica, Centro Democratico, comunicato stampa del Centro Democratico di Siderno. Ucciso l'avvocato, Comune di Locri annulla la sfilata di Carnevale. Ieri sera Radice a Monasterace, che deve vero, si è visto poco in quanto abbiamo avuto un problema con il nostro segnale, vedremo di riprogrammarlo magari nelle restanti settimane, vedremo di trovare una situazione, una sistemazione per riprogrammare la puntata. Il 60 News di ieri, che si è occupata dell'amministrazione di Siderno, in bilico secondo il punto di domanda che ha posto Enzo Romeo ieri nella puntata. Poi l'associazione Nuova Calabria incontra i commissari per quanto riguarda l'attualità. Poi andiamo al taglio più basso, i giovani, il futuro al centro della campagna referendaria della CGIL. Mi pare che non c'è altro di importante al momento. Teniamo comunque d'occhio il nostro portale nel caso ci sono degli aggiornamenti. Andiamo alle altre testate, cominciamo con il Corriere della Sera, vediamo l'apertura che riserva questa mattina. Scalata di vivendi a Mediaset, Bolloré indagato per aggiotaggio e l'apertura, e poi la notizia che è trapelata proprio ieri sera, Leicester esonerato Ranieri, favola interrotta dopo la vittoria del campionato dello scorso anno. Con grande sorpresa, una piccola squadra come Leicester è riuscita a vincere il campionato inglese, molto difficile peraltro, soprattutto a Ranieri gli era stata intitolata una via.
Andiamo a Repubblica, che sceglie un titolo diverso. Stati Uniti, Trump lancia corsa al riarmo, arsenale nucleare va ampliato, critica Mosca, Pyongyang è minaccia, non cederemo la supremazia, è quanto hanno dichiarato le due potenze, in primis la Russia, poi quella meno potente, ovvero la Corea del Nord, ma sempre una minaccia per il mondo in quest'ultimo periodo. Andiamo a Gazzetta dello Sport, andiamo a vedere quanto è successo ieri. Allegri, Leo, tregua armata, Max pensava di dimettersi e Bonucci di fare le valigie, e invece sembrerebbe che tutto è rientrato, anche se la ruggine tra i due rimane. Poi la scoppola presa dalla Fiorentina, ieri ha perso 2-4 contro il Borussia e quindi è stata eliminata, niente ottavi dunque per la squadra viola che si era imposta all'andata in terra germanica. Torniamo alla nostra home page, invece noi torniamo direttamente alla carta stampata, anzi no, andiamo sul giornale elettronico, ovvero Cronache delle Calabrie. Eccolo qui, apertura diversa riservata da questo giornale, il giornale di Guzzanti, che poi è anche un editoriale in prima pagina, una notte buia e non tempestosa, appunto di Paolo Guzzanti. Tutti gli uomini di Oliverio, l'apertura è così, intervista al Presidente del Consiglio Sebi, Romeo. Poi più in basso, qui i dirigenti dell'ASP si scelgono il successore. Il sindacato Fedir scrive alla Procura e a scura. Botricello, anziano in bicicletta travolto sulla 106, a Reggio Calabria invece. TAR con numeri da record, ma Politi richiama i reggini alla legalità. Drammaturgia, il premio Calindri al Vangelo di De Luca. Andiamo direttamente alle pagine regionali che ci riserva il giornale, Cite Ultra, ecco qui all'ASP di Cosenza la poltrona si lascia come un'eredità, il sindacato dei dirigenti presenta un esposto contro l'azienda per una serie di procedimenti illegittimi. Ed ancora, Greco a scura, incarichi trasparenti. Il penalista scrive al commissario e contesta i criteri di assegnazione delle ASP. Vandaferro attacca Oliverio, la consigliera del gruppo misto, il mancato rispetto degli accordi presi costringe all'avvio dei licenziamenti. Fondo Nazionale Sanità, alla Calabria 3,5 milioni, accordo raggiunto all'unanimità nella conferenza delle regioni. Ancora Romeo al congresso per difendere il Sud, il capogruppo del PD alla regione spiega la posizione del gruppo Oliverio, la scissione è un errore, dentro il partito con lui con un'ossessione, la Calabria. La lunga intervista che viene proposta appunto a pagina 7, poi a pagina 8 l'anziano investito e ucciso sulla statale 106, aveva 75 anni e rientrava verso casa con la sua bicicletta dopo aver passato il pomeriggio con gli amici. Civiltà della legalità, l'appello di Politi ai cittadini reggini, il bilancio del Presidente del Tribunale Amministrativo, ovvero il TAR. Ed è poi trova spazio solo a pagina 9 la vicenda di Locri, spara al nipote e poi si costituisce, delitto consumato per motivi familiari, annullate tutte le parate di carnevale, scrive Annalisa Costanzo sull'argomento. Poi il sindaco di Limbadi replica a Nuti del Movimento 5 Stelle, imprese calabresi, la forza dei giovani. Poi ricerca idrocarburi, l'ok dei comuni. Andiamo adesso alle pagine della provincia reggina, andiamo direttamente sulla Locride, qualche attimo di pazienza per arrivare, andiamo sulla Locride, lunga oggi le pagine riservate a Reggio Calabria, siamo sullo stretto, quindi qualche attimo di ecco piana per cominciare, iniziate gli interrogatori per i piromalli, Provvidenza 2, nelle carte delle inchieste il ruolo di teste di legno svolto dalle donne del clan. L'apertura per la piana è questa, poi ancora piana, Forza Italia chiede incontro al governatore Oliverio, i consiglieri di minoranza, siamo su Rosarno, invocano l'attenzione della regione per la crisi del settore agrumicolo che sta investendo Rosarno. Spaccio di droga poi qui al lato, ai domiciliari una giovane di 23 anni, vicenda che arriva da Taurianova, Seminara, espiazione pena, arrestato Piccolo per tentata estorsione. Finisce a domiciliare il 53enne Giuseppe Ventre in questa foto, deve scontare 7 anni per il reato commesso a Milano di bancarotta. Andiamo al taglio più basso, anzi ci spostiamo sulla Locride,
c'è qualche difficoltà nel caricare le pagine, un attimino di tolleranza, vediamo se riusciamo in tempi brevi, se no, ecco qui la Locride, se no avremmo passato alla parte cartacea. Risolto l'enigma in arresto strangio, la vicenda è quella della rapina alle poste, capacità tecnica, un plauso ai carabinieri, vicenda di cui ci siamo occupati ieri nel nostro TG con tanto di intervista al procuratore. Piano di rientro bocciato, inattendibile e negativo, dissesto dietro l'angolo, si parla di Locri, la Corte dei Conti respinge le misure adottate dal Comune. E poi il caso De Leo agita il Centro Democratico, siamo a Siderno, dura presa di posizione della coalizione di maggioranza contro il consigliere. Frana sulla provinciale, sopralluogo dei tecnici sempre su Gerace e poi tessuti e green economy, applausi per Cataldo. Nel palmarès dell'artista locrese un nuovo premio, anche un affermato appunto pittore. Il prestigioso riconoscimento nato dall'idea di Michele Lico era l'ultima per quanto riguarda la Locride. Andiamo dunque alla carta stampata. Carta stampata, cominciamo con il Quotidiano del Sud. Eccovi, sulla prima pagina del Quotidiano del Sud è la vicenda di Locri, ammazza il nipote avvocato, questa è l'apertura, poi andiamo al taglio più basso, in centro pagina, non commise l'omicidio assolto dopo 20 anni, in corte d'appello a Catanzaro la sentenza per un uomo di Taranto, ora chi ha sbagliato paghi, chi paga però costui, anche perché insomma 20 anni di galera non è che sono mica pochi. Servizio sanitario, alla Calabria destinati 3,5 miliardi, l'accordo, il riparto delle risorse stabilito in conferenza delle regioni, soddisfazione di Pacenza. E poi la vicenda di Botricello, il ciclista falciato sulla 106 in questo occhiello, più in basso invece massoneria, due proposte di legge, le infiltrazioni, Michele Albanese sull'argomento, credo si riferisca a quanto dichiarato ieri da Gratteri. E poi andiamo alle altre notizie, Cosenza, l'ASP, incarichi ereditari, denuncia alla Procura e alla Corte dei Conti. E poi in basso, ecco il taglio basso, TAR, più sentenze e meno arretrato, la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario del Tribunale Amministrativo. La relazione, risultati straordinari, nonostante l'organico dei giudici ridotto di oltre la metà. A Polistena, una suora aggredita in istituto finisce in ospedale, colpita da una minorenne nigeriana, vicenda che viene raccontata a pagina 10, andremo poi a vederla. Andiamo all'interno del Quotidiano del Sud, cominciando con le vicende della sanità, per la Calabria 3,5 miliardi, la soddisfazione del delegato del Presidente Oliverio, poi Pacenza, ottenuti risultati anche sul capitolo stabilizzazioni, stabilito in conferenza delle regioni il riparto delle risorse da destinare al servizio sanitario. Poi prevenzione, IDV chiede l'apertura domenicale per le mammografie ed ecografia, una delegazione ha incontrato il dirigente Fatarella, appunto il partito Italia dei Valori ha chiesto ciò. Poi l'ASP di Cosenza, la gestione allegra degli incarichi, la Feder scrive a Procura e Corte dei Conti. Andiamo alla vicenda di Locri, Francesco Sorgiovanni sull'argomento. Francesco Filippone, 42 anni, avvocato penalista, è stato ucciso davanti a casa da Antonio Sgro, 68 anni, per motivi di vicinato. Prima gli scarica il caricatore addosso, poi chiama i carabinieri e si costituisce. Ha scaricato il caricatore della sua pistola sul corpo del nipote avvocato e poi ha chiamato i carabinieri. È accaduto ieri intorno alle 13 nel centro di Locri, Antonio Sgro, 68 anni, pensionato, ha ripetutamente premuto il grilletto della sua calibro 7,65 tenuta legalmente, colpendo a morte Francesco Filippone, 42 anni, avvocato penalista, zio e nipote dunque. Poi il pensionato si è chiuso in casa e ha chiamato il 112. La vittima è stata raggiunta da 6-7 colpi di pistola. E questo è uno stralcio dell'articolo scritto da Francesco Sorgiovanni. Poi più in basso il profilo, sempre Sorgiovanni, un uomo tranquillo e riservato con una pesante eredità familiare. Il padre è condannato per associazione mafiosa e traffico di droga. Poi le reazioni, incredulo il sindaco, quello di Locri, calabrese, era una persona gentile, i cittadini una follia, famiglie distrutte, insomma Locri che insomma, è rimasta un po' sgomenta per quanto è avvenuto ieri. Andiamo alle pagine regionali del Quotidiano del Sud, Calabria,
appunto, nuove regole per la massoneria, seminario a Montecitorio, dibattito sulle infiltrazioni delle 'ndrine nelle logge, due proposte di legge che vietano l'affiliazione a dirigenti statali e forze dell'ordine, è quanto scrive appunto Michele Albanese. Reggio, anno giudiziario, sentenza in crescita al TAR della Calabria, il comune con Catanzaro, la drastica riduzione dell'arretrato. Andiamo sulla regione Calabria, i miei erano solo rilievi tecnici, l'esponente di Oliverio Presidente, qui non c'è solo il PD, Pasqua replica a Romeo e incassa il sostegno dell'opposizione. Ancora per la politica, Stefano Parisi a Cosenza presenta il libro di Giacalone, il centrodestra inizia a mobilitarsi. Andiamo alla vicenda della suora che vi dicevo dalla prima pagina, a Polistra, ecco qui l'articolo, lo scrive Domenico Galatà, suora aggredita nell'istituto, la religiosa la perdona, mettiamo in pratica il Vangelo di Gesù Cristo. Una minorenne nigeriana, ospite della struttura, l'ha colpita con un pugno. Finisce dunque in ospedale dopo un diverbio con una giovane straniera, ospite dell'istituto in cui opera da diversi anni. San Luca perde il cappello, rapinatore fregato dal DNA. È ancora Vibbo, ufficiale giudiziario, convalidato il fermo del giovane assassino, uccise Torchia, ricordate la vicenda di qualche giorno fa. Lo uccise a coltellate. Agricoltura, apicoltori, un esposto denuncia contro l'ordinanza regionale, provocherebbe grossi danni al settore. Andiamo su Crotone, aggressione al CARA, nigeriana colpita da connazionale e poi studenti universitari insospettabili spacciavano tra Reggio e Messina. Andiamo in provincia di Cosenza adesso, scarcerata la moglie del boss, Angelina Corsanto, reggente della Cosca Muto, e ai domiciliari. Lo ha deciso il Tribunale della Libertà di Catanzaro, ieri pomeriggio ha fatto ritorno a casa, inchiodata da captazioni ambientali, è quanto viene scritto in questo occhiello. Andiamo poi adesso alla vicenda del ciclista falciato sulla 106, notizia che arriva da Botricello, provincia di Catanzaro, siamo sullo Ionio, la vittima stava pedalando verso casa, sul posto i carabinieri, poi impatto fatale per un anziano in una zona poco illuminata di Botricello. Union Camere, in Calabria boom di imprenditori under 35, Mario Oliverio merito delle politiche messe in campo. Regione, dipendenti regionali in stato di agitazione per i contratti decentrati, poi lo sciopero, i magistrati onorari necessari alla giustizia, fino a sabato ci sarà lo sciopero. Nessuna attenzione verso i consorzi, la Ferro lamenta pure l'assenza di un assessore all'agricoltura, si parla ovviamente di Regione Calabria. Andiamo adesso su questa vicenda dell'aeroporto di Reggio. Lavoratori licenziati ma in servizio, questo è il paradosso, in 14 sono stati invitati a rendere la prestazione per altri 7 mesi, nel frattempo dovrebbe subentrare la nuova società di gestione vincitrice del bando. Parliamo un attimo di tennis perché cominciano le prequalificazioni agli internazionali d'Italia, si parte ovviamente da un'eccellenza regina ma calabrese, quello che è appunto il tennis club Polimeni. Al Polimeni a Catona le prequalificazioni agli internazionali BNL d'Italia, si parte dalla quarta categoria, dall'11 marzo via ai tabelloni di terza e seconda. Adesso andiamo invece alla Locride, eccovi l'unica pagina che riserva oggi il Quotidiano del Sud, la vicenda di San Luca incastrato da Passamontagna e DNA, sarebbe il 24enne Sebastiano Strangio l'autore della rapina alle Poste, nel 2014 avrebbe rubato 70.000 euro, denunciate altre 14 persone. Monasterace, secondo quanto scrive Vincenzo Raco, Taverniti, nuovo coordinatore di FDI, appunto Fratelli d'Italia, l'attivista assume due ruoli nel partito dell'ex ministro Giorgia Meloni, oltre a gestire le attività sul territorio gli sarà affidata la comunicazione politica, fu candidato alle regionali per la Fiamma. E poi iniziano i lavori alla palestra di Lambrosi, sempre su Monasterace, consegnate le chiavi della struttura alla ditta. Ah, c'è un'altra pagina sulla Locride, eccola qui, De Leo abbandona la maggioranza, l'esponente di Centro Democratico fa mancare il sostegno a Fuda, siamo a Siderno, e i compagni di partito si appiattisce su contestazioni dell'opposizione, motivazioni vaghe e generiche secondo quanto dicono gli ex ormai compagni
di cordata. Un intero quartiere con lo stesso indirizzo, ecco l'incubo dei postini, avviene tutto a Brancaleone. Nel 2009 il comune aveva trovato la soluzione, quindi qualche problema per la toponomastica appunto in quella via. Gerace, gli enti controllano la frana. Dopo il sit-in dei giorni scorsi, le prime risposte istituzionali, la strada provinciale 1 è ancora inagibile nel tratto di contrada appunto Barbara. A Locri il prete anticamorra, ci sarà Don Merola. Andiamo sulla piana di Gioia Tauro, cominciamo con Taurianova, Toscano, unica lista a sostegno, Pedà non sarà della partita, il candidato a sindaco spiega le ragioni della sua scelta. E poi Gioia, Cutri snobba Guerrisi, critiche fatte solo per interesse elettorale, la replica a Città Futura. Taurianova, Mauriuana in manette una 23enne, ha cercato di liberarsene buttandola dalla finestra, Maria Grazia Panuccio appunto. Ritratta in questa foto la persona arrestata. Rosarno, censimento da affidare ai giovani del posto, Virgilio perplessa, e poi Porto, su Gioia Tauro ancora Michele Albanese, la via della seta non passa da Gioia, l'ex Premier Prodi riteneva prioritari i rapporti tra l'Oriente e lo scalo calabrese, Del Rio al lavoro su collaborazioni con la Cina incentrate su Trieste e Genova, le lobby del nord si attivano. Poi Taurianova, largo Bizzurro, soluzione in vista, a Rosale invece agricoltura in crisi, Oliverio cerchi la soluzione per gli operatori del settore, l'invito del gruppo di Forza Italia al governatore. Poi cronaca, carabinieri, pene da scontare, arresti a Rizziconi e seminare, raccontati in questo appunto piccolo articolo. Cambiamo quotidiano, andiamo a Gazzetta del Sud per chiudere la rassegna stampa di oggi, andiamo dunque al giornale più diffuso della nostra regione, andiamo al titolo grande, eccolo qui ancora una volta, Locri, ucciso un penalista, tragedia familiare, Antonio Sgro, 68 anni, tende una guata a colpi di pistola al nipote sotto casa, Francesco Filippone, 43enne, la vittima, continue liti alla base del delitto, e quei due protagonisti sfortunati della vicenda in questi due fotini. E poi il taglio alto, disse acqua, guasti a raffica, Sorical costretta a intervenire nuovamente dopo le prime riparazioni. Qui al lato invece Reggio, TAR nel 2016, numeri stratosferici, la politica nazionale, Gentiloni, le riforme vanno avanti con determinazione, varati gli ultimi 5 decreti sugli statali. Ancora primarie, PD, anche Andrea Orlando sfiderà Renzi, il guardasigilli dopo Emiliano ufficializza la candidatura alla segreteria. In procura invece Berlusconi contrattacca, andiamo alla spalla di Gazzetta, Reggio, parcheggio del nuovo tribunale ridato all'AET. Palmi, Mimma di certo è candidata a sindaco, Polissana ha rinnovato il direttivo del forum della Piana, a merito invece concessione demaniali, minoranza propositiva. Taglio basso di Gazzetta, aborto, Zingaretti non revoca, Regione Lazio difende l'assunzione dei due ginecologi non obiettori, e poi la vicenda di Ranieri, l'esonero che è arrivato dall'Leicester in Inghilterra, e poi l'errore giudiziario, scarcerato dopo più di 20 anni, ingiustamente condannato per omicidio, il processo di revisione tenuto a Catanzaro nella Corte d'Appello, Angelo Massaro, il protagonista purtroppo è negativo per lui di questa vicenda che risaliva al 15 maggio del 1996, sembra appunto una data tanto ma tanto lontana, specie perché è stato recluso ingiustamente. Andiamo alle vicende calabresi che riporta oggi Gazzetta del Sud, l'attualità passa da Messina, eccola qui, droga con la valigia dalla Calabria, 4 arresti, Messina, operazione trolley, definita così, sul trasporto via mare da Villa San Giovanni di rilevanti quantitativi di marijuana, ai domiciliari Gaetano Enrico, Vincenzo Sergi e gli studenti universitari Salvatore e Claudio Condò, e poi assolto dopo 20 anni di carcere. Era stato condannato per un omicidio nel Tarantino, processo di revisione davanti alla Corte d'Appello di Catanzaro. Voglio giustizia, se qualcuno ha sbagliato adesso è giusto che paghi, appunto è il virgolettato attribuito probabilmente ad Angelo
Massaro. Andiamo, vi dicevo, alle notizie provenienti dalla regione Calabria. Un attimo ci soffermiamo anche sullo sport. Allegri sorride, la Juventus cresce in consapevolezza. Serie A, il successo di Oporto ha confermato la forza dei bianconeri che hanno ipotecato il passaggio ai quarti di Champions. Poi la Roma agli ottavi senza gloria, Fiorentina clamoroso tracollo, Arachiri viola da 2-0 a 2-4 contro il Borussia, aveva anche vinto appunto all'andata la Fiorentina in terra tedesca. Andiamo alle notizie regionali, vi dicevo, i regionali sul piede di guerra, vivaci assemblee dei dipendenti che decidono lo stato di agitazione, chiesto al prefetto di Catanzaro di attivare un tavolo di mediazione. Poi sanità, alla Calabria assegnati 3,5 miliardi del fondo nazionale, Graziano c'è l'intesa tra CCL e Italia Unita a Palazzo Campanella. Scelte di politica agricola nel mirino delle bonifiche, critiche del presidente del consorzio Ionio Catanzarese, stessa lunghezza d'onda nei giudizi dei consiglieri Ferro e Tallini, appunto del gruppo misto. La vicenda di Locri, siamo a pagina 20, aspetta il nipote sotto casa e lo uccide, scrive Antonello Lupis, l'agguato a colpi di pistola ieri verso le 13 in una traversa di via Marconi a Locri. Francesco Filippone, avvocato 43enne, è deceduto in ospedale. A sparare è stato Antonio Sgro, 68 anni, zio della vittima, vecchie ruggini alla base del delitto. Il professionista si era sposato da poco, più di un anno, ed era padre di un bimbo di 3 mesi. Ecco poi la foto di chi ha sparato. Professionista serio e apprezzato, cordoglio unanime nel foro e nel mondo giudiziario della Locri, Rocco Muscari ha scritto appunto una nota. E poi provvidenza 2, partiti gli interrogatori degli arrestati a Palmi, a Milano, Terni e Torino, le udienze di convalida davanti al GIP dopo l'operazione contro i sodali della cosca Piromalli. L'attacco allo Stato del mostro silente, la storia dei 3 magistrati assassinati dall'Andrangheta tra il 75 e il 91, i soldi inutilmente stanziati per corrompere Scopelliti e la nuova caccia aperta per stanare i killer Francesco Ferlaino, Bruno Caccia e Antonino Scopelliti, i 3 giudici che vengono ritratti appunto in questa foto. Il procuratore Caffiero De Rao ha dichiarato di voler far luce sul delitto di Piale. Come tutelare i beni culturali nella situazione d'emergenza? Esperti a confronto sull'iniziativa della Protezione Civile in quel di Catanzaro. E poi aggredisce la compagna di classe, minaccia pure la famiglia che aveva sporto denuncia alla polizia di Catanzaro. L'episodio è avvenuto nell'indifferenza di coetanei e adulti. Alla vittima i sanitari hanno riscontrato un trauma cranico. Laboratori di giornalismo nelle scuole, coinvolti 3 istituti e dall'Associazione Giornalisti di Azione. Velocemente le pagine della provincia reggina, cominciamo con la parte tirrenica, andiamo sulla piana Taurianova, carnevale per strada, anche i carri allegorici, mentre in quel di Cinque Fronti la via Fortunato Seminara senza più buche e pericoli, asfaltata la bretella nel territorio di Cinque Fronti, eccovi l'articolo a firma di Attilio Sergio, strada consegnata dalla città metropolitana al comune. Al Rechichi di Polistena, parco da Spromonte tra storia e geologia, lezione agli studenti del biennio tenuta dal presidente Bombino. Polistena, terzo settore, rinnovato il direttivo del forum della Piana. Andiamo adesso alla Ionica, cominciando con Locri, rapina alle poste, un arresto, fatti di San Luca, l'episodio risale al novembre del 2014 a San Luca, le indagini dei carabinieri hanno condotto a Sebastiano Strangio. L'attività investigativa ha reso possibile ulteriori 14 denunce di responsabili in concorso di vari reati. Rocco Muscari a raccontare gli episodi. E poi Gerace, frana, strada chiusa e famiglie sgomberate. Eccovi l'articolo a pagina 35. Abuso di potere, iniziato a Locri il processo a Francesco Sarica, poi criminalità, incendi e furti a Cavologna preoccupata, lo riporta Armando Scuteri. E poi Placanica, voragine sulla strada incontrata Serre, un cittadino ha dato l'allarme all'ufficio tecnico del comune.
Dibattito gioioso a Marina, 60 anni di Europa, dei popoli, l'ultima pagina di Gazzetta, acqua inquinata, l'invito a non cedere all'allarmismo, notizia che viene battuta da Siderno, Aristide Bava sull'argomento, poi l'assemblea dei sindaci riparte con Candia Rocca, ampi servizi ieri nel nostro TG con tanto di interviste, e poi motivo d'orgoglio per la comunità, Stignano, appunto Centro Democratico De Leo nel mirino del gruppo consigliare dopo l'abbandono comunicato in aula a Siderno. Poi libertà e uguaglianza, diritti di tutti, se ne è parlato a Roccella su input di Chollet, in veste di relatrice la professoressa Simona Lancella dell'Università di Genova. Era l'ultima per Gazzetta del Sud, diamo un'occhiata alla carta del tempo che ci consegna cielo sereno o poco nuvoloso. Andiamo a vedere se ci sono intanto degli aggiornamenti sul nostro portale telemia.it, aggiornato H24, andiamo a vedere se è stato immesso qualcosa nel frattempo che noi siamo andati in onda. No, non c'è assolutamente nulla, quindi finiamo qui, finisce qui la rassegna stampa di oggi. L'informazione tornerà puntuale alle 13.30 con la prima edizione del nostro TG News. Abbiamo terminato, grazie, buona giornata a tutti. Nello studio di architettura e materia trova lo spazio lo showroom Cars, produttore di parquet preferito. Cars, nelle sue 7 essenze lignee, frassino, faggio, rovere, acero canadese, ciliegio, noce e jarrah, ha creato 4 collezioni. Collezione Supreme, collezione Original, collezione Spirit, collezione Linea. Affrettati, Arredo Alvaro effettua sconti dal 50 al 70% su tutta la merce in esposizione per il nuovo showroom. Arredi Alvaro lo trovi nella zona industriale di Siderno. Siamo aperti anche tutta la domenica. Casa Albergo Nostra Signora di Lourdes nasce per tutti gli anziani che risiedono nella Vallata dello Stilaro, che vivono da soli e hanno voglia di condividere le proprie esperienze con altri anziani. Vi è un ambiente caldo e familiare. È dotata di ogni comfort, tra cui ampi saloni, camere con bagno, ampi spazi esterni e inoltre vi è una cappella interna alla casa. Il personale opera con grande cordialità e professionalità. È autorizzata dalla Regione Calabria. Per info, contattare i numeri 0964 73 47 22 328 49 52 007. Patrizia Papandrea Couture crea abiti sartoriali artigianali unici, con i migliori tessuti italiani, pizzi e merletti, realizzate con antiche tecniche del tombolo e fuselli. Linee di prêt-à-porter e cerimonia donne e bimbi, abiti che regalano emozioni uniche e che rendono ogni donna una donna di classe. Patrizia Papandrea Couture. Manifestazioni e spettacoli di piazza. Spettacoli di bolle di sapone giganti, magia, giocoleria e fuoco. Servizio hostess. Servizio babysitter per matrimoni e vari tipi di eventi. Mascotte gonfiabili. Teatro di burattini. Cabaret. Serate karaoke e balli di gruppo. Animazione compleanni ed eventi per bambini, baby dance, ballon art, volontari clown presso l'ospedale di Lochi e Reggio Calabria.
Nemos Group Onlus. Contattaci su Facebook o al numero 324-69-077-28. Rita Severino. La festa, gli abiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata ed a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre, esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica, grandi firme uomo e donna.